Interviste sul divano, Tiziano Codoro, applausi e... Trombettista o trombonista, come si dice? No, trombettista. Trombonista, trombone, trombettista... Trombettista. Ma devo fare riferimenti a cose temporali? Noi ci incontriamo con questa scusa, io e Tiziano, perché c'è un disco in uscita, c'è un evento in uscita. Ne possiamo anche tranquillamente parlare, ma per come lo farai, perché come farai gli altri concerti, perché in realtà su YouTube stanno lì 100 anni. Ah, ok. Quindi se noi diciamo che il 16... Stasera esce mezzanotte. Stasera esce mezzanotte. No, ma dico il 16, fa il concerto. 17. 17 marzo 2024. Quindi se lo ascoltate 2025-2026, non andate, perché non ci sarà il concerto che... Invece io andrò a vedere domenica, perché esce finalmente questo disco che si chiama... Impermanenza. E parliamo di disco proprio. Parliamo proprio di disco, disco in vinile, formato fisico e poi piattaforme di streaming e store digitali, che ormai è abbastanza d'obbligo. Bisogna. La scelta di farlo in vinile è... Bene, sono contento, era ora che ritorniamo ad avere in mano qualcosa. Esatto, perché comunque manca un po' il ritorno all'oggetto fisico. Il vinile è una dimensione molto bella, grande anche, in cui si apprezza poi eventualmente una copertina, è proprio un bello oggetto che ha un suo appeal, e per di più chi produce questo disco ha una storia dietro legata al vinile molto lunga. Con chi esci? L'etichetta si chiama Groovin Recordings, okay. E la distribuzione la fa Vinyl Brokers, che sono un'istituzione nel mondo del vinile qua a Milano e non solo, anche all'estero molto conosciuti, quindi l'idea di stamparlo in vinile nasce anche da lì. Chiama? Il disco? Impermanenze. Impermanenze. Okay. Quindi sappiate che non è una cosa che dura. Esatto. È una cosa che... va e sparisce. Ma... Senti, adesso, a parte gli scherzi... Io sono... Cioè, faccio fatica a pensare a te come a un suonatore di tromba. Ecco. No? Anche se tu hai suonato con tanti artisti italiani anche molto noti, hai suonato ovunque, dall'evento, dai club, ovunque. Quindi la massa, chi ti conosce, chi dice a me, l'ho visto suonare quella volta sul palco con... Pensate a come suona la tromba. Io no. Ecco. Io no. E penso a te come musicista, perché... Questo disco non sembra neanche quasi un disco di un trombettista, perché ce n'è QB, no? Come si dice nelle ricette, esatto. Quanto basta. Non hai sbrodolato. Non era l'intenzione, cioè io volevo fare un disco che avesse un contenuto musicale, un disco di composizioni mie, di musica mia, e un disco che raccontasse una storia, non necessariamente con me protagonista, quindi mi sono affidato anche ai musicisti che hanno suonato con me. È un po' quell'idea che aveva, per esempio, senza scomodare troppo in alto, però Miles Davis, cioè se chiamo dei musicisti, questi musicisti hanno qualcosa da dire e possono portare un contributo alla tua musica. Tu non suoni di spalle, però. No, io non suono di spalle, assolutamente. Era un personaggino, ma... Era un bel personaggio. Però è uno che si è rimesso in gioco, è sempre andato contro tendenza. E aveva anche questa cosa un po' di talent scout, cioè di scoprire, esatto, grandi musicisti. Anche tu qua, in questo disco, hai preso musicisti e musiciste... non consuete, no? Esatto, io sono andato a tingere innanzitutto dal mondo della classica, perché appunto nel disco due pezzi hanno il quartetto d'archi, e in un pezzo c'è un violino solista, ma anziché usare il violino nell'accezione tipicamente jazz, c'è una bravissima musicista classica che ha registrato le parti da solista e che fa interplay poi con me nell'esecuzione. Mentre per quanto riguarda la batteria, ho chiamato una persona che è sempre rimasta un po', diciamo così, ai margini del batterismo milanese, chiamiamo la cosa in questo modo, però lo trovo un personaggio di una creatività incredibile, anche difficile da contenere a volte. Però era quello che mi serviva. Sono stati i nomi, Luca Stignani, che poi ha mixato e prodotto il disco con me, che abbiamo registrato al Banana Studio qui a Milano, nella zona di Bovisa,
E al Voi non lo contrabbasso, sapete, ma è lì, è lì. esatto, qui in fondo c'è la Bovisa, e Margherita Carbonell, che è una ragazza giovanissima, contrabbassista talentuosissima, con una musicalità incredibile, che già inizia a farsi conoscere nell'ambiente, collabora spesso con Enrico Intra e non solo. E quindi loro due sono stati veramente la scelta, oltre che a livello musicale, anche a livello umano. Quanto è Perché importante il livello umano? Viviamo un ambiente, più tu che il mio, musicale milanese, dove ti chiamano mezz'ora prima, vai lì, attacchi, suoni, non hai mai visto neanche gli altri, ti danno quattro accordi, perché sei talmente bravi, talmente mestieranti che si fa. Però poi dopo quelli come me vanno lì e si annoiano. E si esatto. annoiano. Come si fa a fare il contrario? È il lato umano Lato importante. umano, anche perché per me la questione musicale è oltre a quello che succede sul palco, è quello che avviene prima e dopo. Quindi l'atmosfera che si crea durante le prove, quando si fanno, in questo caso ne abbiamo fatte, è quello che si crea anche dopo il concerto, quanto rimane viva anche senza necessariamente vedersi sempre, però anche viva l'interazione anche semplicemente con messaggi, cose, una tantum, e quindi quello è molto importante perché avere a che fare con persone fastidiose per fare delle cose belle Bravi, per diventa, carità, ecco. però io mi ricordo quando suonavo seriamente che per me le prove erano un divertimento, cioè che bello proviamo. Assolutamente sì. Adesso a certi livelli sembra che sia una scocciatura che parla, però non proviamo, vengo là, mi dai quattro pezzi, mi dai gli spartiti, poi so. E quello purtroppo è da un lato il sistema musicale che ha creato questa cosa, cioè le paghe si sono talmente tanto ridotte nelle serate che per ottimizzare o provi il giorno stesso o non provi del tutto. In più ci mettiamo che appunto per questa ragione tutti devono fare le cose più disparate, tutti hanno mille impegni, quindi trovarsi per provare è un problema e soprattutto mancano i progetti stabili. Perché nessuno ha più questa intenzione di investire a lungo termine proprio perché a volte non c'è riscontro. Se Però non hai prima. l'impressione, io sono molto forte, che questi musicisti comunque non si divertano e voglio dire, allora che cosa sono a fare? In molti casi sì. In Vado a lavorare da me, donna, se devo fare molti una casi roba sì, ma apposta. proprio perché non c'è più il progetto, cioè credo che chiunque abbia fatto il periodo nella saletta prove con gli amici. E in molti casi quei progetti sono diventati delle cose grosse, belle, e si è trascorso del tempo insieme, si cresce insieme, c'è appunto questo scambio umano che se lo fai con persone con cui ti piace stare, è bello. Non diventa un lavoro, ma diventa proprio un piacere andare a fare quelle cose. E purtroppo venendo a mancare tutto questo contorno. Dopo diventa che ci si ritrova a suonare o con persone con cui non siamo interessati ad avere a che fare, o con persone che non sono del nostro stesso livello, o più alto, più basso, indipendentemente. Quindi c'è chi la prende con sto facendo una cosa molto bella e chi la prende come un'altra serata, giusto per portare a casa Ma la è una pagnotta. questione di età, nel No. senso che quando eravamo giovani era più facile avere quel tipo di coinvolgimento diverso, o è cambiato proprio il nostro mondo? Io credo che sia anche un po' cambiato, perché nel bene o nel male, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, ho avuto a che fare anche con ragazzi con la metà dei miei anni. Non fatevi ingannare dalla barba e dai pochi capelli, comunque è giovane. Esatto. No, e vedo che comunque l'attitudine, la voglia di anche solo trovarsi tanto per suonare un po' male. C'è più questa cosa del troviamo pronti via, serata, si va e si fa. È come se ormai il locale, per quel poco che c'è, visto che ce n'è poco, ha sostituito la sala prove. Mentre Però prima era bello. però io credo che senta che non c'è questo gran feeling dietro. In Perché tu alcuni dico casi bravi, sì. bravi, bravi, però. Ma in alcuni casi mi sono capitati dei concerti dove. Magici. No, dove diciamo che il livello era talmente alto che poi l'unione la si sentiva, ma parliamo proprio di
livelli molto molto Casi alti, fortunati, esatto. forse. Se no, sì, spesso si sente, si percepisce questa cosa del bravi, ma torno a casa e non mi è rimasto niente. L'idea del tuo disco è l'esatto contrario, non c'è la ricerca dell'essere virtuosi, benché sia fatto da musicisti che potrebbero essere virtuosi, tu per primo, ma c'è proprio la ricerca della musica e del pezzo. Io credo che questa cosa si senta e credo che sia Mi stata un fa po' la tua piacere. volontà. Sì, era quello che cercavamo, anche perché il disco è una di quelle cose che io sono partito con un'idea e poi ho avuto un'evoluzione mentre appunto provavamo e anche mentre registravamo, perché oltretutto il disco, come ti dicevo tempo fa, è stato registrato, diciamo, alla vecchia. Quindi Suonato alla vecchia, nel senso di suonato, esatto, suonato, suonato. suonato in presa diretta, tutti e tre i musicisti nella stessa stanza. Quando c'erano i Beatles? Più o meno, esatto, è quella cosa lì. E in più c'è anche la ripresa della stanza, quindi non si poteva fare editing. E quando ci siamo chiusi, abbiamo detto: ok, questa è la giornata di prova, partiamo e quello che esce, esce per ogni pezzo. Sono state fatte due, tre take in base a quello che era necessario. E correggevamo anche delle cose, magari ci accorgevamo che delle cose potevano funzionare piuttosto che no, e le cambiavamo in corso d'opera. Questa cosa secondo me ha dato anche un'autenticità al tutto perché, grazie a Dio, non ci sono errori, diciamo così, ma errori non credo che ne esistano in generale. Ci sono state delle possibilità, oltretutto, avendolo chiamato in permanenze, fare una Va cosa da che sé che poi, sia troppo permanente. esatto, fare una cosa che poi viene ritoccata, post-prodotta, Con chiarezza non rimaneggiata. termini. Esattamente, quindi è stato lasciato tutto così com'è e quindi questa cosa l'abbiamo fatta crescere proprio mentre la facevamo. Senti, quando invece chiamano te a fare il turnista, qual è il tuo punto di vista? Ti chiamano, conosco il porto io, chiamo io, il Codoro, che quella roba lì. E quando arrivi in questi studi con artisti anche ben noti, ma cosa ti chiedono di solito? Quello è bello, a volte non lo sai finché non arrivi, a volte ti mandano delle cose, trovi tutt'altro. Parto dal presupposto che se qualcuno ti chiama c'è solo da esserne grati, quindi sempre un privilegio quando qualcuno spende parola per te. Quindi quello che mi porto io è la voglia di fare al meglio, perché appunto se qualcuno spende parola per chiamarti, la prima cosa è non far sfigurare quella persona. Quello che ti trovi a suonare è sempre una bella incognita. A volte si sa prima, a volte lo scopri registrando. Varia anche molto tra i generi, ovviamente. Avendo registrato dal pop al jazz alla trap, anche mi è capitato di fare cose del genere. Vergognati, vergognati. Se il progetto è bello e musicalmente Certo, interessante, certo. credo che non ci Ma sia a un livello sonoro limite. trovo tante cose anche molto interessanti. La mia critica ai trapper e anche ai rapper prima di loro è un po' sui testi, perché c'è queste cose, io sono meglio di quello lì, tu sei meglio di quello là, è come in televisione, cioè ripetono delle frasette che togli, togli, togli. Non Sì, c'è, lo storytelling non esiste, non c'è. allora anche lì dipende dalle annate, non è che dobbiamo È denigrare come il tutto quello, vino, è come il esatto. Milan. Però a me che è capitato di lavorare con artisti che arrivano da quelli pop degli anni 90 anche e che quindi hanno fatto un percorso, era un genere che aveva qualcosa da dire, che aveva uno storytelling. Adesso chiaramente molti si sono adeguati anche a quello che è il momento, quindi più riduci, meno dici E poi no, poi e più fai io c'è anche effetto. questa ricerca alla velocità di arrivare al dunque, al successo, così, cioè, capitano molti, una cosa dico sempre, tanti giovani artisti siedono qui e mi dicono come faccio a fare successo? Stermina il vicinato. Vuoi fare successo? Ah sì, Ammazza il vicinato assolutamente. e domani ti conoscono tutti. C'è questa attenzione forse più forte ad avere successo che ad essere. Cioè io voglio essere un musicista, poi se ho successo, meglio. Però non dovrebbe essere il fine ultimo dell'artista avere successo. È un po' quello che dicevamo prima, che forse fino a un po' di anni fa te la costruivi questa cosa, cioè vedevi il percorso e quindi lo coltivavi. È un po' come avere una pianta e prendersene cura. Quindi partivi dalla gavetta in sala prove, poi ti davi da fare perché mi ricordo che si andava in posta con le pile di dischi da mandare per i festival, per le date, mantenevi la corrispondenza, poi
Poi, grazie a Dio, sono arrivate anche le email. E quindi, Almeno si comunque, risparmia i soldi in posta. esatto, però comunque c'era un percorso dove tu il successo te lo guadagnavi e se eri abbastanza fortunato, magari avveniva anche nel breve, però arrivavi che un minimo di maturità nel percorso te l'eri fatta. Adesso chiaramente ci sono i social, c'è internet, tutto diventa virale in un attimo e tanto quanto diventa virale, tanto quanto ce ne si Sì, dimentica. certo. E quindi un po' è anche quello, si guarda al tutto subito perché forse non si ha più quell'idea del me lo costruisco e me lo guadagno, anche se anche nel diventare virali poi c'è dietro un progetto in qualche modo. A volte è fortuna, tante volte per niente, c'è dietro un grosso lavoro, non è, la fortuna va spesso aiutata. Certo, lì è talmente... Alla fine è imponderabile, sono talmente tante le cose che permettono di andare virali che c'è qualche artista col quale hai lavorato, e se vuoi puoi fare anche nomi e cognomi, che ti ha stupito, cioè nel senso piacevolmente, dice, ma sì, dice, sì, bravino, però poi noi ci ho lavorato insieme, porca miseria, che bravo che è. Sotto ogni aspetto, non necessariamente solo quello musicale. No, che ho detto bravino, no, quello non mi è mai successo. Di solito se collaboro con qualcuno è Piace. perché mi piace. Diciamo che ci sono tanti artisti di cui sono molto soddisfatto di averci collaborato assieme, noti e meno noti, quindi quella cosa mi ha sempre dato soddisfazione. Però appunto basta andare a vedere magari sul mio sito, posso dirlo che è www.tizianocodoro.com, esatto, Codoro.com. e su lì c'è una carrellata di cose anche non necessariamente famose che però mi hanno dato soddisfazione. Dire due o tre che Beh, segnaliamo, sia noti che non noti. Con qualcuno sei va sicuramente ci sono a due cantanti con cui lavoro, una è Naima Farò, pescare, eh? Che è appena uscita col suo disco, che è incredibile, è una persona con cui lavorare è veramente un piacere perché c'è l'idea, c'è la musica, i musicisti che collaborano con lei sono formidabili, quindi è proprio un piacere averci a che fare. E poi c'è Aria, Adio. che è anche lei cantante new soul italiana. Incredibile, cioè, sono tutte persone a volte dicono lavori con le cantanti, ti fanno dannare. In realtà, con queste due persone è un sodalizio che continua da un po', una collaborazione, soprattutto Forse non è con un Aria. caso che continua da un po'. Sì, perché è un piacere averci a che fare, come dicevamo prima, umanamente parlando e anche lavorativamente parlando, perché si entra in sala, c'è già l'idea, loro sono focalizzate su quello che fanno e quindi è proprio bello, si Senti, lavora bene. ma quando poi sei seduto che stai lavorando, chi è più forte, il musicista o il suonatore di tromba? Che Quello è è quel, fatti il difficile. braccio di ferro ogni tanto, Sì, la perché tromba c'è sul l'ego del piano. trombettista che viene fuori, Trombettista. quindi quell'idea dei soli magari o degli interventi con mille note, quando poi te ne basta una pesata bene. Questo lavoro in assoluto non è sbandierato proprio per niente. Qui Per probabilmente perché, niente. siccome da un po' mi occupo anche di arrangiamento e di comporre, L'hai vista dall'altra l'ho vista dall'altra parte. parte e Per quello ho trovato questa domanda. una persona, amico ed è stato anche maestro, che è Alberto Mandarini, che ha scritto anche le note critiche per il disco, una volta mi disse: ricordati che lo strumento più potente del compositore è la gomma. E La gomma. Da ha ragione, cancellare. per cui ogni tanto sono lì e dico: ma cosa cancellerei di quello che ho in testa? E effettivamente si va a sfrondare tanto dell'inutile e lì esce fuori la parte più musicale, Beh, quindi. anche perché i grandi maestri ci hanno insegnato. Ta-da-da-da! Ta-da-da-da! Esatto, Nella esattamente. musica moderna la pausa sembra non esistere più. Forse torniamo ancora al discorso di prima, Fretta! Presto dove siccome tutti i contenuti ormai li si passa talmente che tardi! velocemente, devo addirittura i filmati, prima uno spot pubblicitario, non so quanto durava, adesso in 10 secondi devi aver detto tutto, hai già l'ansia prima ancora di iniziare. Quindi, no, diciamo che il tentativo è sempre di far vincere la musica, poi
Poi chiaramente, forse un po' più in passato, però l'indole alla ricerca di stupire c'è sempre. Senti, già suonare in giro è difficile, molto difficile. Un disco come il tuo ha difficoltà 100 perché jazz club, ma non è jazz. I locali cover, non sei una cover band. Non è facile piazzarti, al di là del fatto che se una persona, secondo me, entra per caso quando stai suonando col quartetto e rimane lì tutta la sera a bocca aperta a guardarvi. Però non è facile, come si fa? Cioè, si sono estinti i locali, i club dove ascoltare musica buona. Milano, ci sono adesso Bonaventura fuori Milano, c'è cioè Blue Note, sono 3-4 localini, o locali, localini che fanno jazz molto fighetto, molto. E poi c'è i karaoke, 4-5 che fanno le cover, ma non c'è più niente, come facciamo? È una bella domanda. Cioè, allora, diciamo che poi con la voglia ci si sta ovunque. C'è un progetto molto interessante di una compositrice, arrangiatrice taiwanese, Monique Chow, con cui lavoro. Siamo, credo, in 19 e abbiamo provato a fare anche serate in locali dove in 19 non ci stai. Il problema è quanto è forte l'idea, quanto chi ti ospita crede a quell'idea e soprattutto ha voglia di rischiare di metterti in programmazione. È chiaro che mettere un trio jazz con una batteria che poi è una batteria ibrida perché ha tanta elettronica analogica all'interno, dove hai il quartetto d'archi che ti accompagna, quindi iniziano già a essere sette persone. Visivamente molto bello, ovviamente il disco abbracciando tanti aspetti, appunto da un jazz che non è jazz, Sì, ma non è, allora, quello l'elettronica. che la massa comprende e chiama jazz non è quella roba lì. Non è Esatto, jazz. esattamente, non è quello che Non è. tipicamente Quando parliamo di jazz, il tuo non è jazz. potrebbe essere più associato, che è quello che è il mio amore, i miei ascolti, a quel jazz nord europeo che usciva sotto Di etichetta ambiente. ECM, però poi ho Ma beh, però voluto hai mischiare pensato di tante cambiare il cose. nome Tizian Gurdenson? Potrei provarci. Codorson, farti passare per nord europeo, secondo me faresti meno fatica. Ma non è un caso che quando cercavo un'etichetta con cui uscire, le prime che mi hanno dato subito un feedback positivo sono state tutte nel nord Europa, quasi tutte in Norvegia. Guarda caso. E poi, diciamo, per una questione di accordi, di logistica e altre cose, ho preferito Un provarci italiano. prima in Italia. Col senno di poi, direi che rifarei ancora la stessa scelta, anche perché il lavoro che stiamo facendo con Grumi Record è molto Ti bello. soddisfa. Quindi loro supportano un sacco, sono ben organizzati, diciamo che non sono proprio degli sprovveduti, ecco. Senti, quando uno fa un libro, lo presenta, sta già scrivendo il secondo. C'hai già la sbattella del Sì, prossimo? assolutamente, assolutamente. Credo di avere abbastanza materiale non solo Cioè. per il prossimo, o meglio, ho tanti appunti. Poi da qua, come è successo per questo, erano appunti che mi portavo dietro da già un annetto. E nel momento in cui ho detto che adesso registro, mi sono messo lì e ho organizzato il materiale. Ed è stato un lavoro di un mese e mezzo riordinare tutto, quindi neanche tanto. E ho delle cose che note vocali Roba sparse, che hai fatto cose. atterrare dall'universo. No, cose che magari ti vengono dopo aver ascoltato concerti, dischi. Ultimamente sto ascoltando tanti dischi interessanti. Stranamente appunto dall'etichetta che ho citato prima, da ICM, ma non solo, anche in Italia ci sono comunque cose che escono validissime e quello danno delle idee. Secondo che questo disco dovevo uscire inizialmente l'avevo pensato in duo, contrabbasso e flicorno, e dopo mi piaceva l'idea di avere una batteria che non fosse una batteria senso canonico, poi ho iniziato a scrivere per archi, ho detto perché non mettere un quartetto Visto che e mi viene bene. soprattutto perché più ascoltavo cose, più definivo la sonorità che avevo in mente e questi elementi funzionavano. Prima tu mi chiedevi di portare in giro questo tipo di progetto è pensato per essere suonato sia in trio più il violino ospite, sia con tutta la formazione Belli, belli. completa. Presentazioni saranno tutti. Certo che forse la dimensione
Blue Note, piuttosto che dei piccoli teatri Esatto. dove la fruizione è comodo, seduto e ascolto. È un disco di ascolto, sicuramente non è un disco da mettersi sotto palco e ballare, però può essere un bel viaggio, ecco. La tromba è come la chitarra distorta sempre in assolo, è uno strumento prepotente. Come si fa a bilanciarlo che non esploda così? Allora, nel disco è stato molto facile, non l'ho suonato con la tromba, cioè l'ho suonato tutto col flicorno a Col flicorno, soprano, ok. che è Che è più timbrica più morbido. morbida, ha anche dei limiti di, diciamo così, di estensione proprio dello strumento che si possono superare, però quella cosa già ti mette un po' più al tuo posto, cioè ti dà altri tipi di idee, non ti obbliga a essere prepotente e quella cosa ha funzionato perché poi alla fine con gli archi si è sposata benissimo, col violino è stata un'ottima scelta, però anche qui devo ringraziare qualche maestro del passato come Clark Terry quando si è messo a suonare semplicemente il flicorno o altri che fecero dischi, magari chitarra. E flicorno perché le timbriche si mischiavano meglio. Diciamo che con gli archi serve anche un po' di gentilezza. Come si comincia a suonare uno strumento come il tuo? Quando poi sai con la chitarra è più facile, poi suoni chitarra, fiati o pianoforte. Pianoforte è già più difficile da portare in giro, però insomma, sono strumenti spesso quando si comincia a suonare da ragazzi c'è anche tanto la percentuale a chiappo, no? Invece ti sei andato per uno strumento non così. Io lo racconto sempre perché mi fa ridere questa cosa. Io ho scelto la tromba perché volevo suonare il sassofono. Cioè, ho iniziato nella banda del paese, come di solito succede per questo tipo di strumenti. Ho iniziato nella banda del paese perché volevo suonare il sassofono perché io ero innamoratissimo dei Righeira. E quindi c'era sempre esattamente, c'erano sempre questi assoli di sassofono, ma non solo Spandau Ballet, tutto Sì. questo mondo Pink Floyd dove stessi, Pink Floyd, ovviamente, sassofono esatto. strepitoso. Erano un po' quello, le cassette che giravano per caso, i vinili di mio padre, Pink Floyd e tutto questo mondo dove c'era il sassofono. E quindi ho detto, io voglio suonare il sassofono. Poi nelle bande succede sempre che quando viene il momento di scegliere lo strumento da Scelgono scegliere, te lo loro. scelgono anche in base un po' a quello che serve. E per il mio condominio la fortuna o sfortuna è stata di avere nella stessa scala fatta di 6 appartamenti, non uno ma 3 trombettisti. Via uno sotto l'altro, è andato Pazzesco. via il mio vicino di casa, è arrivata una persona al piano di sopra che suonava la tromba, a Incredibile. cavallo c'ero io, quindi l'odio del condominio Sì, pieno. anche perché è uno strumento, cioè, pianoforte già lo senti, però Esatto. sordina oppure la tastiera, metti le cuffie e la tromba! Mette la Via. sordina, però. Esatto, no, no, si sente, però la cosa che mi fa ridere è che quando poi me ne andai di casa a 25 anni o qualcosina prima, qualcuno dei miei vicini andava a chiedere ai miei genitori io dove ero finito Non perché non sento mi più. sentiva più suonare. Quando Quindi. uno suona bene, sì, il fastidio del rumore a un certo punto, però se suona bene lo sopporti volentieri, insomma. Sì, diciamo di sì, non sempre, Non soprattutto qua a sempre. Milano è un po' difficile a volte, Vabbè. però Quindi non è è nato male. tutto dalla banda. È nato dalla banda, la banda secondo me sono ancora delle risorse incredibili, incredibili per certe cose. E è notevole che dalla banda da cui sono uscito io, almeno 5 persone a oggi stanno Facendo suonando, musicisti. fanno i musicisti anche a un livello molto molto Quindi vuol dire alto. che chi la dirigeva era uno sveglio. Chi la dirigeva, tra l'altro, era il padre di uno dei più grandi turnisti, chitarristi italiani della musica leggera, che è Checco Gussoni. Padre Pensate. Silvio Gussoni era il maestro con cui ho iniziato io a Beh, anche la suonare, e fortuna di quindi. incontrare un grande maestro fa la Sì, differenza. assolutamente. Era una persona che aveva una visione anche della musica, appunto, vista come una professione a livelli altissimi. Checco Gussoni, alla fine, ha registrato per chiunque, da Battiato, Neck, cioè è uno degli esponenti proprio della chitarra in Italia, nel Se pop. dovessi contaminarti con qualche artista dei nostri contemporanei italiani, c'è qualcuno che ti potrebbe interessare musicalmente? Musicalmente ce ne sarebbe anche forse più di uno. Per esempio, a me piace tantissimo Caparezza. A me piace tantissimo. Qualunque disco ha fatto
lo Qui è una parte, anche trovo. una parte gioiosa, perché Sì, comunque sì, anche sì. quando scrive le cose toste, comunque è gioioso, lui è molto allegro, Però anche quando picchia c'è una duro. visione della musica che mi piace, Beh, che mi sì, ci piace un saresti, casino. in effetti, e poi. Così a bruciapelo diventa difficile. C'è tutto quel filone magari della musica che è stata un po' torinese, tipo subsonica, quel Sonic, mondo lì mi comunque che è affascina contaminato molto molto. elettronico. Sì, Ma assolutamente. l'elettronica è un male necessario? Oh, cioè, io so che sono un fanatico dell'elettronica, di un conto. È un male necessario o è la salvezza di questa Una elettronica? possibilità, è uno strumento, come tutto, se diventa troppo una cosa o troppo l'altra, il rischio diventa La stucchevole, giusta via di mettiamola mezzo. così. Che a Esatto. noi la via di mezzo piace, eh? Però è una cosa che ha un senso, se usata bene, ovviamente. Impermanenze, che è il titolo del tuo disco, e l'impermanente è una condizione dell'universo che sempre nel quale siamo permeati. Però nel momento in cui devi registrare un disco, in questo caso proprio registrarlo fisicamente, e non puoi più cambiarlo, quanto ti è costato dire ok, qui basta, va bene così, così va bene? Per una volta non tanto, nel senso che io sono un terno insoddisfatto. E questa volta, quando finivamo di registrare, sentivamo magari le take fatte, ok, dicevo, ok, mi piace. E mi piaceva l'idea di fissare un momento della mia vita. E diciamo che è stato un po' mettere un punto, ok, io in questo, una fotografia, in questo momento sono questa cosa Guardandolo qui. adesso, Guardandola che adesso cos'eri quando l'hai continua a registrato? piacermi. Vabbè, Sei ancora quello c'era. lì? No, assolutamente no, grazie Dio, tante cose sono cambiate. Diciamo che era un disco che è nato da un cambiamento repentino nella mia vita. Sono successe tante di quelle cose nel giro di pochi Proprio la mesi tua vita che. umana. Sì, assolutamente. Sono successe Io faccio talmente finta, tante di rimane quelle. facendo finta di non Esatto, saperlo. poi tu lo sai, però. Sai, guarda che quando intervisti un amico è più difficile, è più facile intervistare gli sconosciuti. Non intervisti un amico anche perché non, ci sono delle cose che vuoi, puoi, non vuoi, potresti, ma non è facile. Esatto. Non è No, facile. diciamo che sono successe delle cose, come tu sai, e è stato un cambiamento molto brusco. Scrivere questa musica e scrivere questo disco, che poi è rimasto molto dark, è rimasto cupo, ma io ero quella roba lì in quel momento. E contrapporre invece gli archi ha dato una luminosità al tutto meravigliosa, tant'è che l'ultimo pezzo, non dico come si conclude, però avendo questo quartetto d'archi all'interno, ha una luce che è incredibile e mi dava un po' la speranza di uscire da quella condizione. E così è stato. Ma c'è differenza tra un quartetto d'archi femminile e uno maschile? Non ho mai lavorato con un quartetto d'archi Anche questo maschile, qualcosa vorrà dire. ahimè. Ma è un modo per dire, cioè, le donne hanno un modo di intendere la musica, per grandi capi, ovviamente, non generalizziamo, ma generalizziamo, diverso da noi, cioè hanno una sensibilità diversa in più o in meno, c'è un'attitudine diversa dalla musicista donna. Allora, io ammetto che mi sono trovato sempre a lavorare con tante figure femminili e mi sono sempre trovato bene. Quello che ho sempre visto è la determinazione. Quello è incredibile. È anche come Sono sensibili, sull'obiettivo. sono molto più a fuoco a volte di tanti colleghi maschi, ora non che tanti non lo siano, Sì, però però parliamo, facciamo, diciamo di. generalizziamo. Generalizzando, le ho sempre trovate. È una sensibilità diversa, quello sì. A volte è strano a dirsi, anche con la possibilità di lasciare spazio agli altri in maniera maggiore rispetto all'ego maschile, ecco. Quindi Più forse è senso della quello. misura nella Più il musica? senso della misura. Poi alcune, quando si incazzano, devono tirar fuori le unghie, le tirano fuori. Però c'è uno spirito collaborativo diverso, ecco, quello sicuramente. Devi dare un consiglio, visto che hai anche esperienza come insegnamento, se devi dare un consiglio ai genitori, che vogliono fare cominciare ad approcciare alla musica i loro figli, a parte partire dalla banda, ma qualche consiglio che ti senti di dare? Beh, non solo partire dalla banda, ma partire dalla banda è bello perché fa È gruppo. divertente E da qui anche. proprio il consiglio che mi viene da dare è fateli suonare con gli altri. Perché
Cioè, la cosa che a me è rimasta tanto della banda è che il venerdì sera, il sabato c'era la scuola e tu entravi in questa sede dove era una stanza col maestro e poi l'aula principale dove c'erano tutti. Tutti. Quindi si socializzava, si giocava, si scherzava. Io avevo 9 anni, 8 anni, quindi c'erano anche i compagni che vedevi a scuola. C'era questa cosa, quindi si faceva gruppo la sera delle prove, ci si trovava, quando si finiva si mangiavano, arrivavano i panini che venivano preparati post prove, cioè c'era sempre un'atmosfera conviviale, che è quella che poi al liceo ho trovato invece con gli amici, che io suonavo la tromba, mentre gli altri suonavano chi la chitarra, la batteria, loro avevano il gruppo rock, erano quelli figli. E quindi con loro c'era, si va in sala prove, poi si esce, si va a bere, però c'era sempre la musica suonata assieme. Adesso purtroppo tanti, vogliamo anche per la pandemia, ok, ma l'attitudine è quella di fare musica da cameretta, fine a se stessa, dove ci si ammazza di tutorial, si fanno video e poi quando ci si trova a suonare su un palco Però si vede è poi, difficile. però Si si vede vede, tantissimo. lo vedi quando uno non è abituato a suonare davanti alle La persone. cosa bella che ho trovato in molti ragazzi è quello, magari mi accorgo che è anche un po' il divario di età. Loro si stanno facendo l'esperienza, quindi a suonare insieme agli altri stanno imparando. Però in tanti momenti vedo proprio la gioia, la voglia di farlo, perché quando inizi a farlo poi scopri che è tutto più bello. Tanti allievi, anche bambini che ho avuto, quando ho iniziato anche semplicemente nella sala accanto c'era un altro bambino che faceva lezione di batteria, proviamo a farli suonare insieme. Che bello, E a seguire erano sempre la richiesta del quando torno a suonare con lui, quando lo faccio. Quello secondo me è imprescindibile perché cioè, la musica è bella se fatta possiamo con dire per condivisione. chiudere che i musicisti giusti con i quali suonare insieme sono soprattutto quelli con i quali poi dopo si va volentieri a bere fuori qualcosa. Assolutamente sì. Che è una delle cose. Poi suona un Assolutamente po' sì. meglio, un po' meno bene, ma quando c'è quell'armonia lì. Io credo che la storia ha insegnato che ci sono band stratosferiche che durano da una vita proprio perché c'è dell'amicizia e senza essere dei fenomeni. C'è un'idea, un progetto musicale. Io parlo sempre di progetto perché secondo me la progettualità è la base di tutto. C'è un'idea musicale e una progettualità condivisa. E se riesci a portarlo poi anche all'esterno della sala prove e del palco, è Alla meraviglioso. fine. Quindi sì. Cioè, per me, appunto, chiudo il cerchio con la tua prima domanda, tanto quanto l'aspetto musicale, quanto l'aspetto Umano, umano. umano. Assolutamente sì. Grazie Va bene, è stato bello, Tiziano Codoro, in a tutti, permanenze, in non in permanenze. permanenza, ma in permanenze, quindi un sacco di Esatto. cose impermanenti. Cercate ovunque informazioni sui social, sulle cose, se avete il vinile potete anche comprarlo e possederlo. Non c'è ancora qui fisicamente perché dovrebbe arrivare, speriamo. Domani dovrebbe essere da me, Diamo incrociamo le dita. le dita perché poi domenica bisogna presentarlo, sarebbe bello averlo in mano. Esattamente, Fai, se no, forse per esattamente. una presentazione immaginaria, immaginatevi, questa è la copertina del disco che avrei avuto. Se no, Esatto, stampala e fallo almeno vedere. Bocca al famoso lupo, a cartolato. presto. Grazie, Io grazie a tanto te ti vengo a Fabio. vedere fra 2 giorni, quindi. Ottimo, Ciao ciao! grazie, grazie a tutti.